Nikita Pelison denunciata. Parla la sorella. In queste ore la bella influencer è al centro dell'attenzione nella casa. Sia per quanto avvenuto con Oriana Marzoli, la quale passeggiando con Luca Onestini sotto braccio ad un certo punto ha dato un calcio al suo cappotto facendolo volare a terra. Una scena ripresa e mandata in onda anche nel corso della puntata di ieri, creando ovviamente un putiferio. Poi c'è la storia con Luca Onestini. Nikita Pelison ha accusato Luca Onestini di averle chiesto di dirle delle porcate all'orecchio, e poi di averla sbattuta al muro, strusciandosi su di lei. A queste parole l'ex UED ha reagito chiedendo di vedere i filmati per smentirla, ma la prova regina non c'è visto che l'episodio è avvenuto lontano dalle telecamere. Intanto Nikita è finita nell'occhio del ciclone per un altro fatto, ovvero un comportamento ben poco rispettoso nei confronti del proprio animale domestico. Il racconto della sorella di Nikita Pelison. Nikita Pelison è stata denunciata dall'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente per maltrattamento di animale. Era stata infatti la stessa GFina a raccontare: mia sorella era fissata con le Barbie e ne avevamo tipo 100. Io ero nel periodo parrucchiera e tagliavo ogni cosa. Un giorno ho tagliato i capelli a tutte le Barbie e lei si arrabbiò moltissimo. In quel periodo avevo tagliato anche le vibrisse al mio gatto, i baffi. Se tu tagli i baffi ai gatti li mandi in crash totale, perché per loro sono la concezione del loro equilibrio, e la mia gatta sembrava ubriaca. Andava a sbattere addosso agli armadi. Tagliare i baffi al gatto è perseguibile come reato. Come ricordato dall'AIDAA, due formali denunce sono state inviate dall'AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente questa mattina alle procure di Roma e Trieste per il reato di maltrattamento di animali nei confronti di Nikita Pelison, nata a Trieste il 20 marzo 1994 ed attuale concorrente GF VIP 7, il programma in onda sulle reti Mediaset. La signora Nikita ha infatti dichiarato di aver tagliato per gioco le vibrisse alla propria gatta. A chiarire l'intera vicenda è stata però la sorella di Nikita, Jessica, che ha svelato: per una cosa fatta a 4 anni inconsapevolmente non si è assolutamente perseguibili per legge. Se invece dici stro asterisco 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 e cretina ad una persona è diffamazione e sei perseguibile penalmente. Quindi ti consiglio di pensare prima di parlare, perché parole poco pensate portano pene.